Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Esponiamo adesso la seconda parte dell'argomento, il punto circa le relazioni con le persone che amiamo o con cui proviamo sentimenti di devozione. Le persone ci chiedono continuamente se incontreranno e riconosceranno i loro cari in questa vita superiore, se potranno ritrovare, in mezzo a tutto questo splendore inimmaginabile, i visi familiari senza i quali tutto sembrerebbe loro vano. Fortunatamente la risposta a questa domanda è chiara e categorica. I nostri amici saranno là, senza la minima ombra di dubbio, perfino molto più reali di quanto lo siano mai stati con noi. Eppure, ancora, le persone spesso chiedono: e a proposito dei nostri amici che sono già nella gioia del paradiso? Possono vedere noi qui sulla terra? Possono osservarci, aspettarci? Difficilmente, perché ci sarebbero problemi in entrambi i casi. Come potrebbero i morti essere felici se si guardassero indietro e vedessero coloro che amano tristi e sofferenti o, ancora peggio, mentre stanno commettendo un peccato? E se pensiamo all'altra possibilità, cioè che non ci vedano, ma che ci stiano aspettando, la situazione certo non migliora. Perché in quel caso essi passerebbero un'attesa lunga e piena di preoccupazioni, un doloroso periodo di sospensione della durata spesso di molti anni, mentre gli amici arriverebbero, in molti casi, così diversi, da non essere più in sintonia. Nel sistema che ci è stato predisposto così saggiamente dalla natura, tutte queste difficoltà vengono evitate. Ognuno avrà con sé coloro che ama maggiormente e sempre con la loro parte migliore, mentre nessuna ombra di discordia o cambiamento potrà mai frapporsi, dal momento che ognuno, per tutto il tempo, riceverà da essi esattamente ciò che desidera. Questa soluzione è infinitamente superiore a qualsiasi cosa la mente umana avrebbe potuto immaginare, come del resto avremmo dovuto aspettarci, perché tutte quelle ipotesi riflettevano l'idea umana di ciò che è meglio, ma la verità sta nell'idea di Dio. Cercherò di spiegarmi meglio. Tutte le volte che amiamo qualcuno molto profondamente, noi ci formiamo di lui un'immagine mentale molto forte ed egli è spesso presente nella nostra mente. Inevitabilmente portiamo con noi, in paradiso, questa immagine mentale, proprio perché è costituita di quella materia sottile che appartiene a quel piano. Ma l'amore che forma e trattiene una tale immagine è una forza molto potente, una forza che è così intensa da poter raggiungere ed agire sull'anima del nostro amico, la persona reale che amiamo. Quell'anima, a sua volta, risponde immediatamente e con ardore e riversa se stessa nella forma pensiero che abbiamo creato per lei. Ed è così che il nostro amico è presente insieme a noi, realmente e più vividamente che mai. Perché, ricordate, ciò che amiamo è l'anima, non il corpo, ed è l'anima che abbiamo qui con noi. Allora potreste dire: sì, ma questo accadrebbe se fossero morti anche i nostri amici, ma supponiamo che siano ancora vivi. In tal caso non potrebbero certo essere in due posti contemporaneamente. Il fatto è che, a questo proposito, si può essere in due posti nello stesso tempo, e spesso anche in più di due posti. E non fa la minima differenza se quell'amico di cui parliamo sia ciò che comunemente chiamiamo vivo o
morto. Cerchiamo di capire cosa sia realmente un'anima e comprenderemo meglio come ciò sia possibile. L'anima appartiene ad un piano superiore ed è ben più grande ed estesa di qualsiasi sua manifestazione. Il suo rapporto con le sue manifestazioni è come quello di una dimensione ad un'altra, come un quadrato rispetto ad una linea o un cubo rispetto ad un quadrato. Nessuna quantità di quadrati può mai diventare un cubo, perché il cubo ha tre dimensioni, mentre il quadrato ne ha sole due. Allo stesso modo, nessuna molteplicità di espressioni su un piano inferiore potrà mai esaurire la pienezza dell'anima, poiché essa risiede su un piano totalmente superiore. Essa mette una piccola porzione di sé in un corpo fisico per acquisire quell'esperienza che può essere realizzata solo su questo piano, ma può avere solo un corpo per volta, perché questa è la legge. Anche se potesse assumerne migliaia, non sarebbero sufficienti ad esprimerla totalmente. Può avere solo un corpo fisico, ma se ha evocato un grande amore in un amico, così che quello amico abbia sempre in mente una sua forte immagine, allora sarà capace di rispondere a questo affetto riversando in quella forma pensiero la sua propria vitalità, vivificandola così in una sua espressione reale su questo livello di due interi piani superiori al mondo fisico, pertanto ancora più capace di esprimere le sue qualità. Se ancora sembra difficile capire come la consapevolezza dell'anima possa essere attiva anche quella manifestazione, fate un paragone con un'esperienza fisica comune. Ciascuno di noi, mentre siede su una sedia, è consapevole nello stesso istante di parecchi punti di contatto fisico. Tocca il sedile della poltrona, i suoi piedi appoggiano sul pavimento, le mani sentono i braccioli o magari tengono un libro. Eppure il cervello non ha difficoltà a percepire questi contatti simultaneamente. Perché allora dovrebbe essere più difficile per un'anima la cui consapevolezza è tanto più estesa della pura coscienza fisica trovarsi contemporaneamente e consapevolmente in più di una manifestazione su piani inferiori al proprio? In realtà è una sola persona che sente tutti quei contatti differenti. In realtà è una sola persona che sente tutte quelle diverse forme pensiero ed è reale, viva ed amorevole in ognuna di esse. Si trova là, sempre al meglio di sé, perché questa è un'espressione molto più completa di quanto non possa essere sul piano fisico, anche nelle migliori circostanze. Ma si può chiedere: questo influenzerà in qualche modo l'evoluzione del vostro amico? Certamente sì, perché gli offrirà una ulteriore opportunità di espressione. Se questi ha un corpo fisico, sta già apprendendo lezioni attraverso di esso, ma allo stesso tempo questo lo metterà in grado di sviluppare la qualità di amore molto più rapidamente attraverso l'espressione sul piano mentale che voi gli avete permesso di manifestare. In questo modo il vostro amore per lui sta facendo molto. Come abbiamo detto, l'anima può manifestarsi in molte immagini, se ha la fortuna che qualcuno le crei per lei. Chi è molto amato da molte persone può partecipare a molti paradisi simultaneamente e perciò può evolvere molto più rapidamente. Ma questa grande ulteriore opportunità
non è altro che il diretto risultato e la ricompensa di quelle qualità che gli hanno guadagnato l'affezionata riconoscenza di così tanti suoi simili. Perciò non solo riceve amore da essi, che siano vivi o morti, ma attraverso questo amore cresce a sua volta. Dovremmo tuttavia osservare che ci sono due possibili limiti alla perfezione di questa relazione. Primo, l'immagine che avete del vostro amico può essere parziale od imperfetta, così che molte delle sue maggiori qualità non siano rappresentate e perciò egli non possa essere in grado di manifestarsi pienamente attraverso di essa. Secondariamente, ci potrebbero essere delle difficoltà da parte del vostro amico. Vi potreste essere formati un'idea non appropriata di lui. Se il vostro amico non è ancora un'anima altamente evoluta, è possibile che l'abbiate sopravvalutato in qualche modo. E in quel caso ci potrebbero essere alcuni aspetti dell'immagine che avete formato di lui nei quali egli non riuscirebbe a manifestarsi. Ciò, tuttavia, è improbabile e potrebbe accadere solo quando un oggetto indegno sia stato posto poco saggiamente su un piedistallo. Anche in quel caso, chi ha formato l'immagine non troverà poi alcun cambiamento nell'amico quando lo rincontrerà, perché quest'ultimo sarà in grado quantomeno di corrispondere a quell'ideale senz'altro di più di quanto lo fosse al momento della loro conoscenza. Essendo poco evoluto, potrebbe non essere perfetto, ma comunque sarebbe sempre meglio di prima. Perciò, come vedete, non manca niente alla gioia degli abitanti del paradiso. Il vostro amico può riempire centinaia di immagini con quelle qualità che gli possiede, ma quando una qualità è ancora poco sviluppata in lui, egli non la sviluppa improvvisamente solo perché vi siete immaginati che egli l'abbia già conseguita. Questo è il vantaggio che hanno coloro che formano immagini solo di chi non può deluderli. O, dal momento che non ci sarebbe mai una delusione, potremmo dire piuttosto di coloro che sono in grado di superare anche i concetti più elevati che la mente inferiore può farsi di loro. Il teosofo che crea nella sua mente l'immagine del maestro sa che tutta l'inadeguatezza della stessa è determinata da lui, perché sta accostandosi ad una profondità di amore e potere che il suo scandaglio mentale non può sondare. Ma, si potrebbe chiedere, poiché l'anima trascorre una così grande porzione del suo tempo nella gioia della beatitudine del paradiso, quali sono le sue opportunità di evoluzione mentre è lì? La prima opportunità è relativa al fatto che, attraverso alcune qualità, ci si sono aperte delle finestre sicure nel paradiso e, attraverso il continuo esercizio di queste qualità per un tempo molto lungo, queste potranno rinforzarsi grandemente, finché l'anima potrà ritornare sulla terra per la prossima incarnazione molto arricchita al proposito. Tutti i pensieri sono intensificati dalla reiterazione. E l'uomo, che trascorre un migliaio di anni, soprattutto nell'esercitare amore altruistico, alla fine di quel periodo saprà sicuramente come amare con forza e correttamente. La seconda opportunità sta nel fatto che, se attraverso la sua finestra egli riversa un'aspirazione che lo porta in contatto con uno dei grandi ordini di spiriti, certamente potrà imparare molto dalla sua interazione con loro. Nella musica essi useranno tutti i tipi di ipertoni e varianti che precedentemente gli erano sconosciuti. Nell'arte usano comunemente un migliaio di modelli dei quali egli non ha mai avuto la minima idea.
Tutto questo, gradualmente, resterà impresso su di lui. Questo fa parte del credo che la teosofia vi porta, la certezza di questo sublime futuro per tutti. È sicuro? Perché è già qui. Perché per ereditarlo dobbiamo solo prepararci per esso.